Oddio, non si sono uccisi, almeno quello è buono, raga. Come le senti queste sensazioni? Cosa siamo, caselli o casebbi? Sembrerebbe caselli. Orologio, credo di ciò. Qualcuno ha scorreggiato. Se è nato vuol dire che quell'altro si è salvato. Di regola. Ehi, tesoro, che c'è? Ci sono io. Sì, è tutto ok. Tutto bene. Sembra le guanciotte di da scorreggiato guanciottini di Dardan, guarda, andando piccolino Dardino cicciottellino bellino. Chi è questo bell'ometto, eh? Quindi è nato. È nato l'ometto. Qualcuno disegna. È capace che lei che disegna sempre entrambi. Ah, loro ti piacciono, vero? Guarda che capelli. È? Eh sì, è proprio lei allora. Tara. Dina? Sono in cucina! Oh, come va, tesorini? Eccola. Ehi, grazie per i piatti. In cambio, metti un po' di musica. Certo, subitissimo. Roba da mangiare, c'hanno. Ma guardate, che Madonna, che dettagli, ragazzi. Io devo capire con che motore è stato creato questo. Secondo me sparano sull'Unreal Engine 4. Ora c'è il 5, sta uscendo, ragazzi, ma questo deve essere Ti va un fatto po' su di col musica? 4. Ma veramente bello, ragazzi. Musica no, perché vogliamo dare il copyright? Ah, vuoi D'obbligo. ballare, La posso spingere subito. eh? Ok. Dai, se mi dai il copyright, un disco degli anni 10. Oh, sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta di poco. Vero, sono di poche pretese. Posso uscire anche? Prendiamo un po' d'aria. Ah. Ma che spettacolo! Madonna, raga, ma pensate un open world di questo gioco. Guardate qua. Un mondo vasto così. Andiamo a spingere la musica, eh? Cosa abbiamo qui? Eh Incidiamo il tuo nome. già. Dina Ellie. Si fa una compagnia a vicenda. JJ. Quello è JJ. ufficiale. Sei un bel nome, JJ. Attrezzate bene, galline, cose, guardate qua, ai margini dell'apocalisse, e loro vivono la loro vita qua. Te lo immagini, una volta finita la storia, comincia l'open world e puoi giocare. Ma che spettacolo sarebbe! Finita la storia, puoi cominciare. Aspetta, si può spingere per favore? No, è obbligo a sentirla. Aspetta, vedete la foto, ma è cresciuto. Il sorriso di Jesse, suo padre, beh, non vedo l'ora di venire a trovare la schiena, la ripresa a infastidirmi. Il dottore dice che mi serviva un paio di settimane, sarò appena apprezzato.
Ovvio, già sei caduto. Jackson c'è un posto per te, di GG, se cambiate idea. Cari saluti Robin. Non so chi è Robin. Ah, ciccia. Ok, ma guarda come sculetto. Ah, sculetto. Sì. Oh, siamo scatenate. Oh, wow. Oh, ehi. Hey. Sta iniziando a piacermi. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi distrae. Lo so. Ok, va bene. Fila. Ok. Oh, ehi, ho lasciato fuori Holly. Puoi andare a prenderlo? Che sì, grafica, certo. Ragazzi. Holly fuori. Beh, sembra che se la passano bene, guardate la roba a mangiare. Fatemi solo dare un'occhiata qua giù che non ho visto. Ma chi sono? Saluta la zia Talia. Ciao, zia Talia. Talia. Giochi del bambino. Sopra ci siamo già stati. Ah, il bagno. Beh. Aia, aia, bastardo i capelli. Bene, merda. Tira i capelli, tira. Il trattore ha detto. Esco di qui, eh? Ah, andiamo da questa parte allora. Prima siamo andati di là, ora andiamo di qua. L'open world, raga, che spettacolo sarebbe. Ma il trattore dove lo vedi? Pecore. Mazza se se la passano bene qui. Qua no. Questo è il trattore? Ma che no, raga, ma che spettacolo. Io ragazzi svengo, vedo un gioco così, svengo, guardate. Tutto un mondo così, open world, e si gioca. Ognuno si crea il suo personaggio che cresce. Quello che succedono di tutti i fatti che accadono, vanno avanti, se perdi un braccio continui senza un braccio fino a che non muori del tutto. Una volta morto riparti da zero, decidi tu l'età e via. Chiaro, puoi partire anche con uno di un anno. Ma il trattore? Ecco lì. Sarebbe uno spettacolo. Magari uno di un anno no, oppure sì, ma... Ovviamente gli anni passano in base ai mesi, che ne so. Ehi, Holly, che ci fai qui fuori? Reggiti forte. Ma mica va sì, questo coso. Eccoci. Beh, carino, no? Beh, come gran finale. E sai cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Quando sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Va bene. Lo fanno tutti. Dobbiamo stare qua fino a domani? Ho tante storie da raccontarti. Quando sarai carino, grande. Che cari. Molto grande. Giù. Come lei si è presa... Giù si è preso Sono cura di lei. Dove iniziare. Lei si prende cura di lui. Ok, patatone. Torniamo dalla mamma. Patatone! Già inizia a puzzare di merda. Quindi, mamma, grazie. Ma che bello, ragazzi, che bello. Guardate, cioè, ragazzi, stiamo a parlare... Allora, secondo me, sicuramente questo è stato fatto con l'Unreal Engine 4. Immaginate il 5. Ma già così io sono a posto. Non vi dico altro. Già così, la grafica così, un gioco così è perfetto per me. La schiena. Ce la fai? Sì, tranquilla.
Gli mettiamo il giacchetto? No, sta bene. Ma che vita si fanno bello, tranquilli così. È maniaca lei, però. No? Puoi dirmi di smettere? Devo smettere? Ok, basta, davvero. Oh, ma hai sempre rotto i coglioni, ora che ti do un po' di attenzione. Vuoi accarezzare? Bertello, guarda chi c'è, c'è Bertello. Ah, bellino Bertello. Avanti, provaci. Accarezza, metti la manina, oh, vai. Piano. Sì, mangiata la mano. Eccoci qui. Al bambino, date. Così. Ehi. Ehi. Lo prendo io. Puoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok, ecco. Coraggio. Infilati lì. Ma pensa che avventura. Partire così ogni giorno. Non stare svegliarsi. Fuori fare il bagnetto. Pensare sempre a sopravvivere, ormai, quindi iniziare a prendere tutte le varie cose. Ascoltate, pecore, la cena vi aspetta nel fienile, quindi forza! Andiamo? Nel fienile! Anche te, camminate! Bianchina, su, dentro! Bianchina, ti do due calci in culo, eh! Là, camminate, wow, nel fienile! Sono tantissime pecore! Non vi perdete, secondo te, eh? Fienile! Contiamole! Una, due... Forza, fienile, camminare! Mi addormento! Fienile! Calci in culo vicino a Ando. Decorazio? Ehi, ehi, dentro. Vi pio a calci in culo come l'altra volta? Ovidio. Una mossa. Ovidio. Oh, il mio collega bagnino. Abbiamo decisamente troppe pecore. Sì, vabbè, si possono anche mangiare. Ehi, perché non ne mangiamo qualcuna? Sono buone, sai. Come pensavo io. Non hai freddo, vero? Dentro! Calci nel Senti culo. Questa. Cosa fai con la lana di una pecora taciturna? Una sciarpa. Quando una sarai sciarpa. Più grande andrai matto per queste battute. Sì, anche Mirko Vallone diceva così. Ok, gente, a domani. Ah, vedi, la sera ne mettono lì, almeno siamo sicuri che... Ehi, perché sei fuori? Siamo sicuri che non si cosano. Non vengono mangiate da qualche lupo, che ne so. Vieni, piccolo. Il rumore gli ha fatto ricordare quella scena. Sì, alle due. All'una va bene. Andiamo. Ricordi sicuro. No. No. Guardami, e tu ok, sei a casa. Respira. Non riesco, okay, non riesco. Lo prendo io, va bene? Avanti, vieni, su, cucciolo. Beh, tante volte si dormirà un qualche incubo, ovviamente. Mi spiace. Io non so cosa... È lì. Stavo portando... Ne ha passate, ragazzi, eh. Avrà qualche incubino. Ehi. Tanto la maglietta per chi se lo chiedesse, mando al death. Non sa più. La maid. Mano al death. Capite perché maid? Made. Serie A maid. Mano al death sulle iniziali. Non sei più
abituata alle emozioni forti. Hm? Alla fine, ragazzi, sono nel FIFA adesso. Vai con le scritte. No, ancora no. Coniglietto. Coniglietto, 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 coniglietto. Qui siamo nell'ora, diciamo, secondo me. Loro che hanno la casa. Loro campeggio. La natura. È che ha preso il coniglio dalla trappola, forse. Una bella recensione, brava, bravi ragazzi, avete capito come si fa? Qui posso anche accelerare, abbiamo corsetta, guardando questa montagna, che bello. Ma guardate il grano, raga, ma quanto cazzo è fatto bene, sembra vero. Ma qui la gente è pazza, ma vi rendete conto cosa hanno fatto? A parte il movimento del grano, ma guardate come è fatto. Ah no, artisti proprio. Date la casa. E tu, con chi sei venuto? Che abbiamo qui? Qualcuno è venuto a trovarci. E chi è? Ehi, dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi è venuto a trovarci? Qualcuno da Jackson, sicuro. Oh. Oh. Ma senti come stringe forte. Ma... Ehi, Tommy. Ah, eccoti. Tommy? Dammi, lo prendo io. Vieni qui su. Ma non gli aveva sparato in testa? Ecco. Oh, sì, ce la faccio, ce la faccio. Aspetta. Ehi. Ehi. No, è su... qui la devo aver preso. Anche per me. Non è morto allora, Tommy. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi... Sì, sì. Ci siamo presi una pausa. Mi spiace. Ah, ne abbiamo parlato e ci sembrava, insomma, la soluzione migliore. Ok. Freccia nella gamba. Siediti. Sparo più vicino, sì. Non è morto la Tommy. Beh, qui. Sto chiedendo un po' in giro. Da mesi ormai. E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Happy. Dice che vivono su un tratto di costa in una barca spiaggiata. Proprio qui. E tu la lascerai stare lì? Così te l'aveva chiesto. T'ha salvato per la seconda volta. La prima volta non t'ho ucciso e ora la seconda. Non ci interessa più, ok? Brava, bella risposta. Vendetta è finita. Da bravo. Mi spiace. Beh... Io non posso andare. Lo so. Spiega la situazione di Abby. Non si mette l'anima in pace anche lui. Ok. Credo sia facile dimenticare il passato se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Hai risparmiato. Pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. Ha risparmiato lei, ha risparmiato te, ti potevo uccidere. È ridicolo.
Così perseverare comunque. Lo tieni un attimo. Sì. Vieni. Ti prendo io. Ti prendo. Ehi. Che cazzo vuoi fare? Niente. Merda, Tommy. Lo sai cosa abbiamo La passato? Piantala. Lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo. Ma questo è un tuo problema. Stammi a sentire. Avanti, parla. Sono tutto orecchi. Perché lei lo guarda? Ragazzi, temo che non è ancora finito. Cioè, temo. Sono felice. Però pretenderei un bel finale. Cioè, è già stato un bel finale così. Ma non è finita, forse. Messo il rumore del vento. Aspetta un po', c'era volta pagina, cosa c'era? Ma non lo posso più rivedere. Sento anche questo vento, da dove arriva? Ricordi di giù. Avevo però una mia canzone. Wishing up you day my breathe the time you fall I rest and let you fall era che spettacolo. Gli accordi più famosi sono questi, ragazzi. Quanto devo andare avanti, scusa? Ah, devo fare quelli che vuole lei.
un'altra ramanzina sulle pattuglie. Non andare qua, non andare là. Si preoccupa quando devi uscire in ricognizione. Dov'è che sarà giù? Vedo che sta dando spettacolo. Vi do massimo 2 settimane e tornerete insieme. Non credo proprio. Per caso ti ha parlato? Facciamo una seta. Ellie! Ehi! Non arrivavi più. Beh, sono qui, no? Dina. Jesse. Vieni. Vi ricordo si baciano davanti a tutti. Presto. Riposatevi. Sì, signore. Questo è quando si imbatti quel bacio lì davanti a tutti. Non cominciare, ok? Senti, ho una domanda davvero importante per te. Allora, quanto puzzo? Beh, quasi quanto una discarica, direi. Oh, bene. Oh. E adesso? Che schifo. Ti piace? Tutti i ragazzi del locale ti stanno fissando adesso. Forse stanno fissando te. Non credo. Magari ti invidiano. Sono una ragazza, non un pericolo. Ci sono delle famiglie. Scusa. Vi dico chi mi ricorda questa signora qua. Scusa. Solito discorso quando due si baciavano. La prossima volta pensate ai bambini. Sì, come se tu fossi l'esempio. Ah, ci mancava solo questo. Una lesbica arrogante. Che cosa cazzo hai detto? Ellie, no. Via dalle palle. Non provare a toccarmi. Ehi. Giù. Basta. Vieni, facciamoci un giro. E loro? Preoccupati per te. Un po' d'aria ti farà bene. Stai bene, piccola. Che volevi fare? Non avrebbe dovuto... E tu, invece? Non mi serve il tuo cazzo di aiuto, Joel. Ok. Mamma mia, ragazzi, ma proprio anche i testi scritti. Ragazzi, parte? Mossidina. Di che non ti vede? Va via senza farti vedere. Salti. Alzata la spagnola. E vado a caccia di conigli. Wow, era parecchio che non dormiva tanto, eh? Era stanco. Già. Già. Sta bene. Sì, vado, eh? Torna a letto. No. Ne parliamo domattina, ok? Devo finire questa cosa. Cazzo. Speravo di non sentirlo. Tu non devi assolutamente nulla, Tommy. Non dormo più. Non mangio più. Non sono come te, Dina. Cosa? Credi forse sia facile? Per te e per lui io faccio quello che posso. Io ti amo. Dimostralo.
Non così tanto. Resta qui. Sì, devo volermi bene anche a me stesso. Se io dormo, c'ho gli incubi. Posso farlo. Devo risolvere questa situazione. Poi torno. E quindi dovrei starmene qui come una scema ad aspettarti, Dio solo sa quanto, con la Cristo di certezza che potresti essere morta. Non mi farò ammazzare. Certo, proprio come Jesse. O Joel. Ehi, ferma. Ehi, non farlo. Ora abbiamo una famiglia. Ma non riesco a vivere così, non lo capisci ancora. Certo che è più importante, non è neanche mia. L'hai avuta con un cinese. Non ce l'ho il coso, è inutile. Però va bene, un'affezione. Però fammi risolvere. Tolgo i miei pensieri e sono più tranquilla, più normale, più sorridente. Sorridente. Questa volta non ce la faccio. La scelta è tua. Cioè, capisce, deve andare. Can't touch this. Can't touch this.